Erano in tanti ieri sera alla Cavallerizza per l'inaugurazione di Italy. Autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e accademico piacentino, hanno assistito al taglio del nastro dello store enogastronomico, fondato da Oscar Farinetti. Abbiamo scelto Piacenza, a grande icona della provincia italiana, che produce dei prodotti fantastici e che si trova in abbastanza difficoltà a narrarli, a venderli, a raccontarli. Quindi abbiamo scelto questo luogo perché ha i salumi più buoni d'Italia, alcuni formaggi straordinari, si è messo a fare ormai da anni un vino strepitoso con un grandissimo rispetto del territorio. Pensate che nell'ortofrutta ha 15 prodotti, adesso non sto a rompervi le scatole a dirveli tutti, ma di livello eccesso, per esempio i piacentini hanno la più buona zucca d'Italia, no? Si dice. Hanno una gran bella zucca, sto parlando della zucca, che come vedete è esposta lì. Abbiamo scelto Piacenza per queste caratteristiche. 2500 metri quadrati di scaffali con prodotti enogastronomici e non, diversi punti ristoranti che sfornano piatti di pasta, pesce, carne, pizza, dolci, una piccola libreria e un'aula didattica. Prodotti tipici piacentini, regionali e nazionali. Sì, un volano per promuovere nuove professionalità, per promuovere prodotti locali e valorizzare anche le tante eccellenze, anche di piccola quantità che abbiamo sul territorio. Ha preso forma il progetto voluto dalla sua amministrazione? Beh sì, è un progetto che era molto ambizioso perché voleva nello stesso tempo valorizzare la piacentinità, i prodotti tipici, l'enogastronomia di qualità di Piacenza, trovare un luogo che portasse lavoro, e qui ci sono 109 posti di lavoro in più, e volevamo far vivere bene una parte di Piacenza che non era tanto frequentata. Apre finalmente Italy, una buona occasione per la nostra città. Beh, certamente, perché è un investimento notevole in un momento così difficile. Ovviamente può essere poi, visto che Italy vuol dire prodotti eccezionali, prodotti di eccellenza, è probabile che possa essere di stimolo anche per le nostre imprese per cercare sempre di più di spingere sulla qualità.